Werner Helle in collegamento con noi. Ciao Werner. Ciao a tutti, ciao. Allora, intanto dov'è esattamente questa località? Come si pronuncia? Kvitfjell, io ho detto, ma non so se... sì, è giusto. Ah, ok, beh, meno male. Almeno Perfetto. Da questo... Partiamo con il piede giusto. Allora, raccontaci questa vittoria, insomma, e non soltanto la vittoria, perché poi nel giorno successivo hai avuto un terzo posto e poi ancora un nono in supergigante, quindi insomma una trasferta norvegese coi fiocchi, diciamo. Sì, è vero, no, una bella soddisfazione, sono contentissimo per la vittoria, anche il giorno dopo ho fatto la conferma e per quello sono contentissimo, bello, bello. Io passato scherzavo con Matteo, insomma, dicendo che potresti prendere casa a Kvitfjell a questo punto, visto che questa pista ti porta bene. Sì, vero, giusto. Werner, quali altri risultati avevi avuto prima di questo exploit? Ho fatto un sesto posto a Lecluis in Canada, poi un nono posto anche a Kvitfjell l'anno scorso, poi un dodicesimo di nuovo a Lecluis, un tredicesimo nel super gigante di Kitzbühel, un dodicesimo posto nella discesa anche a Kitzbühel, sempre piazzamenti nei 15, diciamo. E poi è arrivata la gara perfetta. È arrivata la gara perfetta, è stata, sì, adesso 5 giorni fa. E ti ho visto, è risultato con molta moderazione al traguardo. Sì, io sono una persona che sa vedere le emozioni e per quello, sì, mi sono perso un po', per quello... Senti, per quanto riguarda la tua carriera, volevo sapere, insomma, quando hai iniziato, immagino giovanissimo, insomma, quali sono stati i tuoi step per arrivare fino alla nazionale? Sì, ho iniziato con 3 anni a sciare a casa mia, proprio sotto la casa, sulla strada, diciamo, e poi sì, sono andato, i miei genitori mi hanno portato sempre a gare diverse, e poi ho fatto il Topolino, che è molto famoso per i bambini, sì. Poi ho fatto il Pinocchio sugli sci. Poi ho iniziato a fare le gare FIS e poi dopo le gare FIS ho fatto gare Coppa Europa e poi dopo le gare Coppa Europa ho fatto la Coppa del Mondo. Ma hai sempre praticato la discesa libera oppure hai cominciato con... No, all'inizio ero sempre slalomista, gigantista e poi mi hanno detto dai un passo come te, dai vieni a fare un po', provare un po' la discesa, così mi sono detto sì, sono disponibile per tutto, provo un po' di andare in discesa e da quel giorno lì sono rimasto lì dove sono adesso. Tra l'altro lo slalom comunque immagino che è sempre praticato anche perché pratichi anche la super combinata, no, tu Werner? Quindi insomma certo, lo slalom è importante anche per questo. Infatti no, non è che l'ho smesso, adesso ci fa slalom, mi alleno e faccio anche la super combinata, vero? È inutile dire, Werner, che immagino il tuo mito per quanto riguarda lo sci italiano sia Christian Ghedina. Hai mai avuto modo di parlare con lui? Ti ha dato qualche consiglio? Che cosa apprezzi soprattutto di Ghedina? No, certo. Sono stato con lui in squadra, ho fatto 2 anni con lui e poi lui ha smesso. Mi ha dato sempre dei consigli, no? Anche è stato, dopo la vittoria, è stato uno dei primi che mi ha chiamato e mi ha fatto gli auguri. Per quello siamo amici e lui è sempre stato quasi... il mio secondo papà, no, perché se avevo un problema o qualsiasi potevo sempre contattarlo e parlarlo, no. È stato in un certo senso questa vittoria tua, Werner, il completamento di una stagione per quanto riguarda la nazionale italiana veramente straordinaria. Mancavano forse proprio i velocisti per quanto riguarda l'Italia, per quanto riguarda voi uomini, insomma finalmente è arrivato anche questo, una stagione eccezionale per lo sci italiano in generale. Infatti, no, mancavano un po' i velocisti, speriamo che ci sono adesso, speriamo e che rimarranno soprattutto. Infatti, no, di confermarlo e di andare avanti, no, abbiamo tutti una bella voglia di lavorare e speriamo che lo possiamo farlo vedere di nuovo nel futuro. Ricordiamo che siamo in collegamento con Werner Hell, discesista italiano. Werner, tu sei un nostro coetaneo, sei dell'82, lo possiamo dire, penso sì. Nessuno si vergogna. A che età uno sciatore raggiunge il pieno della sua maturazione? Sì, certo. Werner? Pronto? Sì, ecco, volevo sapere, a che età secondo te uno sciatore raggiunge la sua piena maturazione psicofisica? Ma non lo so,
Non lo so proprio. Domanda difficile questa di Matteo È Torrioli, in un po' effetti. sì. Magari Un anche po' sì. vedendo gli altri sciatori, non so, lo stesso Ghedina ha avuto più o meno dopo l'età tua, intorno a quell'età, ha avuto i suoi primi exploit per poi rimanere costante tutto nell'arco della sua carriera. Tu ti senti pronto per continuare a competere a così alti livelli? Certo, no, io provo tutto, do sempre tutto e speriamo che lo si può continuare così, speriamo, dai. Io ho letto, Werner, che uno dei tuoi idoli è stato sempre Hermann Mayer, non solo per lo sci, ma anche per le moto. Questo è reale quello che ho letto? Sì e no. Hanno inventato una notizia? No, lui è sempre simpaticissimo, saluta sempre quando lo becco in pista e anche sì, lui è appassionato delle moto come io e per quello. Insomma, No, no, bello. la velocità per te non è soltanto sci, è proprio una ragione di vita, immagino. Sì, infatti, no, noi siamo quelli che fanno discesa, come si dice, sono tutti un po' fuori testa per quello, anche perché la non parola giusta, no? Per penso sia quello. abbastanza complicato, Werner, scendere a velocità sopra i 100 km/h. Quanta preparazione fisica c'è dietro, a questi risultati? Perché poi immagino anche l'acido lattico a un certo punto alle gambe diventi impressionante. Siamo allenati per questo e per noi non è che sia così un problema grosso perché lo fai da giovane e ti metti vicino, no, alla velocità, per quello a noi non è che dà così tanto fastidio, per quello siamo abituati. Senti, Werner, un tasto dolente di questi ultimi giorni è stato sicuramente ciò che è successo al tuo collega per quanto riguarda l'infortunio gravissimo che ha avuto. E volevo sapere cosa ne pensi della sicurezza delle piste per quanto riguarda la discesa, per quanto riguarda questa gara di velocità. Qual è la situazione e se pensi che debba essere migliorato qualcosa? No, la sicurezza c'è, non è stato un incidente, mi dispiace molto per lui perché è stato un amico e l'unica parola che si può dire è che è stata assolutamente stata sfiga, no? Sì. Perché c'è la sciuria che dopo ogni ispezione di gara fa come si dice, la Il decisione giusta sopralluogo. che vuol dire che è tutto a posto, no? E loro hanno detto che in pista è tutto a posto, per quello la sicurezza c'è, no? Però adesso sicuramente adesso le discussioni si buttano tutti o tutto sulla sicurezza, per quello non è giusto, no? Ma anche Dobbiamo perché sapere bene esatto, cosa è penso che voi successo e poi, sappiate anche insomma, che infatti. rischiate qualcosa andando a quelle velocità, ovviamente ci Esatto, sta questo, infatti, per quello, ma. sì, infatti, ripeto, a quelle velocità garantire la massima incolumità penso sia impossibile, anche se si imbottisce tutta la pista di gomma e piumini per attutire gli urti. Io, Werner, ti volevo chiedere invece quali sono i prossimi impegni che hai e soprattutto gli obiettivi futuri. Allora, al momento sto a Pozza di Fassa e stiamo allenando, stiamo facendo allenamento, oggi abbiamo fatto un po' di gigante, domani facciamo un po' di super-G e poi domenica andiamo a Bormio perché stiamo facendo prossima settimana i finali della Coppa del Mondo e poi la stagione è finita, faccio ancora dei test con il materiale. E poi spero che mi licenziano e posso andare in vacanza e Giustamente. sì, in futuro guardo sempre in A avanti. Sì, sciare magari, in vacanza a sciare da qualche vado a parte. sciare a. No, scherzo, no, Eh mare, mare. beh, direi, mi sembra il caso, insomma, per voi che siete sempre in alte quote, un po' di mare ogni tanto Infatti, fa vero. sicuramente bene. Senti, Verne, prima di salutarti, ovviamente ti comunico che questa intervista, visto che ho visto che sei anche tu esperto di internet, YouTube e quanto vale su varie interviste, anche questa intervista andrà su YouTube, quindi potrai risentirti anche in questa situazione. Ok, perfetto. Grazie Werner per questo collegamento, in Grazie bocca a al lupo voi. per tutto e soprattutto buone vacanze al mare. Grazie a voi, crepi e lupo e speriamo che vi ci sentiamo ancora più avanti. Assolutamente, assolutamente Certamente. sì. Per altre Grazie. vittorie. Ciao Werner, grazie. Ciao, Ciao. grazie, ciao.